Buongiorno, siamo qui con Gianfranco Pusceddu, direttore tecnico organizzativo del Milan Camp Junior Italia. Come si sta trovando in questo terzo giorno dei cinque previsti qui a Ragalna? Come stanno reagendo i ragazzi a questi nuovi allenamenti? Ogni giorno state proponendo diversi tipi di allenamenti. Sì, allora, innanzitutto il grande piacere di ringraziare la società SD Newton Team Etneo, che ci ha permesso attraverso questa bellissima struttura di ospitare 65 ragazzi. I ragazzi sono stati divisi in tre gruppi: il gruppo dei grandi, il gruppo dei medi e il gruppo dei piccoli. E questi atleti sono affiancati dal supervisore e direttore tecnico Danilo Tedoldi, e responsabile delle scuole Calcio Milan nel progetto in Italia. E abbiamo poi la fortuna di avere a collaborare con noi come AC Milan due testimonial calcistici importanti, uno nell'area portieri che è Gianmarco Sansonetti, ex portiere del Napoli e di numerose altre società di Serie A degli anni 80, e Massimo Susic, difensore del Parma Calcio. Abbiamo uno staff di collaboratori di ASD New Team Etneo, e poi c'è ancora l'area portieri che collabora Maurizio Bonfatto. Quindi un'equipe di primo livello, ma soprattutto condita con questi bambini che si stanno divertendo nonostante il caldo, stanno giocando, abbiamo organizzato momenti di pause tutti in sicurezza, loro si stanno divertendo tantissimo. E soprattutto diciamo anche grazie alle famiglie per la fiducia che ci hanno dato. I numeri vi stanno dando ragione, tanti hanno aderito a questo camp estivo. Guarda, io sono un allenatore professionista UEFA e sono insegnante di educazione fisica che lavoro col Milan dal 2005. In Sicilia sono venuto altre due volte, in un camp di Agrigento e in un camp di Capo d'Orlando. E ti devo dire la verità che, a parte il grandissimo piacere di ritornare sempre in Sicilia, oggi vedere questi bambini che reagiscono, più che reagiscono, si divertono attraverso il gioco, perché poi il metodo Milan è proprio attraverso il gioco andare a sviluppare l'area tecnica, tattica e cognitiva dell'atleta, del bambino, attraverso appunto il gioco, che poi parte dalla costruzione dal ruolo del portiere, dalla costruzione dal basso, dalla gestione della palla, dalla finalizzazione, dalla realizzazione, e con il momento anche di fargli capire che quando perdono palla poi c'è anche il momento di riconquistarla. Quindi attraverso tutte queste fasi, attraverso il gioco, attraverso tutte queste esercitazioni, grazie alla supervisione del direttore Danilo Tedoldi, stiamo proponendo questo metodo e i ragazzi reagiscono alla grande, ma soprattutto si divertono. Divertimento è la parola d'ordine, soprattutto per le fasce d'età più piccole. Divertimento e poi anche momenti di allegria e di animazione relax, perché abbiamo la struttura di Villa Casina Atenea che ci permette di portare i ragazzi in piscina, non ci fa mancare nulla, abbiamo la televisione per vederci dei bei film, e diciamo che il signor Fabio Virgilito, insieme a tutto il suo staff, a Tony Pesce, alla signora Barbara, e non voglio dimenticare nessuno perché sono veramente tanti e persone splendide, non ci stanno facendo mancare nulla, e quindi l'organizzazione non può essere che di alto livello. Non ci si annoia mai, divertimento quindi anche durante gli orari di pausa. Divertimento durante gli orari di pausa e soprattutto attenti al caldo, perché qua in Sicilia non si scherza e di sicuro non vogliamo far prendere ai nostri bambini un'insolazione. Sicuramente stiamo mettendo le basi per portare avanti dei progetti futuri in questa zona. Oltretutto ASD Newton Team Etneo diventerà una scuola Calcio Milan, perché hanno appena siglato l'accordo, e quindi i colori rossoneri qua in pianta stabile non fanno che piacere vederli. Grazie mister. Grazie a voi di tutto.